Ancora pace bene a tutti voi, sempre un saluto preferenziale ai malati e a coloro che soffrono in qualsiasi modo. Padre Pio vi protegga con la sua intercessione. Uno dei temi cari a Padre Pio era Maria Addolorata, la Madonna, Madre della Grazia. A quei tempi si cantava a memoria lo Stabat Mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Padre Pio chissà quante volte ha cantato, ha letto, ha pregato con questa sequenza che noi leggiamo il 15 di settembre, nella festa della Madonna Addolorata. Se la croce per Padre Pio, se la croce per Gesù è stato il metodo per raggiungere la beatitudine, mi sembra normalissimo che anche Maria abbia condiviso la croce di Gesù. Già quando Simeone prese il bambino nel tempio, disse a Maria: una spada trafiggerà il tuo cuore. E Maria è grande perché stava sotto la croce in silenzio e non c'è sulla faccia della terra un dolore più grande di quello di una madre che vede morire il suo figlio. Maria è grande perché ha condiviso con Gesù le sofferenze, la croce, come del resto ogni cristiano, se non porta la sua croce, non può essere discepolo di Gesù. Ma continuiamo a dire ancora che la croce è solo una via, un metodo, perché non siamo stati creati per soffrire, ma per godere e gioire con il Signore. Il mistero della sofferenza è un grande mistero che non si può spiegare né ora né dopo. Grazie se il Signore vi dà la gioia di portare la croce con Maria. Amen.